Nell'inconscio dell'italiano medio è radicata la paura dell'altro, un timore che arriva dalla storia più antica, rinverdita negli ultimi 20 anni a causa del terrorismo. Il teologo valdese Paolo Ricca ha affrontato il tema durante la 21ª giornata del dialogo cristiano-islamico celebrata a Chiavari. Ricca, pioniere del dialogo ecumenico, ha messo in luce che il Dio dei cristiani e dei musulmani è un Dio di pace e ha indicato alcune strade per migliorare i rapporti tra le due religioni. Ad esempio, potrebbe essere possibile che tutte le autorità islamiche del mondo, tutte dico, quelle religiose e quelle civili, si dissociassero radicalmente dal terrorismo islamico, e se questo avvenisse sarebbe un modo per disarmare le nostre paure. Nel corso della serata, introdotta dal pastore battista Martin Ibarra, è intervenuto anche l'imam di Genova, Salah Hussein. Il nostro dovere è essere di guida nei confronti degli altri per superare i momenti difficili e difficoltà nella vita, perché con la fede vera, con la fede in nome di Dio che è la pace. E il nostro corpo si immerge nella pace e possiamo trasmettere la pace al prossimo. La serata si è svolta nel ricordo di Abdeslam Farah, guida della comunità musulmana del Tiguglio, scomparso a gennaio. A ricordarlo il vescovo emerito di Chiavari, Alberto Tanasini. Ci siamo scoperti fratelli, ha detto, ricordando la loro amicizia. Farah, ha spiegato, è stato un uomo giusto, che ha sempre desiderato l'incontro e la relazione. Per questo dico grazie a questo uomo che credo abbia posto delle pietre solide a base del rapporto tra la Chiesa, tra le comunità cristiane e la comunità musulmana.